Bentornato negli studi di Tempo Radio, lo diamo oggi a Simone Ferrari che è il sindaco di Remedello. Buongiorno sindaco e bentornato. Buongiorno a voi, buongiorno ai vostri ascoltatori, grazie di avermi invitato, per me è un piacere essere ritornato qui da voi. Benissimo, grazie, ovviamente è un piacere per noi accoglierla. Gli ascoltatori li invitiamo sempre a partecipare alla trasmissione, ricordiamo le coordinate, il numero per mandare gli sms come anche messaggi WhatsApp è il 348-3188-339, per chiamarci invece 0376-631709, poi ancora siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo Tempo Radio, su YouTube Tempo Radio Live. Allora dunque cominciamo subito col parlare di eventi estivi, visto che siamo a luglio, oggi è l'8 luglio, quindi mi accennava che avete organizzato un bel po' di cose, insomma, no? Sì, la calda estate remedellese partirà con questo weekend, dove sabato 10 luglio appunto avremo la pizza in piazza a Remedello Sopra, quindi vi aspettiamo per mangiare la pizza. Poi ci sarà lo spettacolo Brunetto Show, un bravissimo barzellettiere, tanta musica, divertimento, sempre nel rispetto del Covid. Domenica 11 luglio, finalissima del campionato europeo, abbiamo allestito il maxi schermo in piazza, quindi possibilità di degustare qualcosa e ovviamente stando seduti, non ci sarà possibilità di stare in piedi perché abbiamo il protocollo Covid che impone di stare seduti ai tavoli, certo. Ma abbiamo numerosi tavoli. Poi passato questo weekend, a fine mese invece ci sposteremo sabato 31 luglio a Remedello Sotto per una particolare iniziativa che si chiama Tor sotto la Tor, che vuol dire appunto il toro allo spiedo fatto ai piedi del torrione di Piazza Feltrinelli a Remedello Sotto. Quindi davvero tanti eventi per avvivare la nostra estate remedellese e sicuramente prima della scuola, quindi a fine agosto, un altro bellissimo evento che stiamo mettendo in piedi con il contributo del Carrozzone. Bello, obiettivamente giustamente ha detto Remedello di Sotto perché sembra fatto apposta, gliel'avevo chiesto fuori onda, Remedello di Sopra, Remedello di Sotto. Remedello in realtà erano due comuni distinti, no? Una volta, però poi si sono uniti, mi pare. Fino al 1927 erano due comuni distinti e poi sono stati unificati in un solo comune che era Remedello. Che era Remedello, appunto. Allora, quindi eventi, se ce ne sono altri mi dica pure tranquillamente, parliamo poi dopo di lavori pubblici anche. Sì, io per chiudere questi eventi volevo ringraziare tutto lo staff del comune di Remedello, tutti i volontari, l'assessore Roberto Scalmana che si è impegnato con tutto lo staff dei volontari della Protezione Civile che davvero... tanto impegno, tanto lavoro per la comunità per mettere in piedi queste feste, quindi un grazie va a loro e un grazie a chi verrà a trovarci per passare queste serate in compagnia. Benissimo. I lavori pubblici invece mi diceva sulla scuola già ce ne sono anche. Sì, allora lavori pubblici siamo partiti, abbiamo in pista diversi progetti che stiamo appaltando, il primo quello delle asfaltature, faremo un intervento per 60.000 euro grazie al contributo di Regione Lombardia, andremo a asfaltare due strade di Remedello, poi sempre con un contributo di Regione Lombardia partirà prima della scuola il rifacimento del manto di copertura della scuola dell'infanzia di Remedello Sotto. Partiranno i lavori di ristrutturazione con il decreto Salvini Ter per 100.000 euro della casa del custode di morti del Gandino e del saloncino combattenti e reduci di Remedello Sotto. La casa del custode ci consentirà poi di affidare i morti del Gandino a un custode, a un'associazione, quindi di mettere in atto quel progetto importante dove i morti del Gandino saranno una tappa fondamentale in un percorso interessantissimo, ma di cui vi darò notizia a breve, al momento opportuno. Per coloro che non conoscono la storia di Remedello, cosa sono? Allora, i morti del Gandino rappresentano per noi il lazzaretto dove con la peste manzoniana i remedellesi furono portati fuori appunto dal centro abitato vicino al fiume Chiese e lì quando finì la peste, per ringraziare la Madonna di questa guarigione, venne edificato un bellissimo santuario, piccolo ma molto carino, che si chiama appunto Santuario dei Morti del Gandino. È un luogo sacro per noi perché appunto lì vi è una fossa comune dove sono stati sepolti anche i morti della peste.
Ecco, grazie, grazie appunto per interessantissima questa cosa. Tra l'altro Remedello, che è un comune che ha tanta storia, per esempio c'è un ponte elevatoio ancora, che è veramente spettacolare da vedere proprio. Sì. Per quanto riguarda poi lavori pubblici, ancora c'è altro? Parliamo della scuola. Stiamo concludendo il museo civico, quindi prima della fine dell'anno, io penso prima delle festività natalizie, verrà inaugurato, verrà aperto. Abbiamo fatto un duro lavoro di intervento, quindi ringrazio anche qui la direttrice del nostro museo, dottoressa Chiara Panelli, che ha seguito i lavori e ci darà davvero un museo allestito ex novo. Ricordo che Remedello è importantissimo perché nel quarto millennio avanti Cristo fu tesoro di scoperta della prima necropoli d'età del rame, quindi cultura di Remedello e tanta storia, davvero tanta storia. È vero che c'è. Sì, quindi è vero che sto, tanto per intenderci del periodo della mummia di Smilaun, no? La datazione di Ezzi è stata possibile grazie all'ascia rinvenuta nel comune di Remedello, che è proprio simile a quella che aveva Ezzi sul ghiacciaio. Cioè, andiamo alla preistoria, è proprio veramente qualcosa di incredibile. Quarto millennio avanti Cristo, quindi insomma è un po' vecchia. Un po' vecchia, sì, ed è arrivata però fino a noi e si può vedere appunto. Per quanto riguarda poi la scuola, anche la scuola a settembre, come? Allora, anche qui a settembre saremo i primi a partire con l'istituto omnicomprensivo, che è il primo istituto di livello di istruzione in verticale, cioè dalla scuola dell'infanzia passando per ex elementari, ex media, scuola superiore di secondo grado, dove un nostro alunno che si iscriverà all'asilo potrà diplomarsi col diploma di maturità in un unico percorso che fa parte dell'istituto omnicomprensivo. Primo istituto in provincia di Brescia, quarto in regione Lombardia, è stata quella fusione dove abbiamo accorpato la scuola superiore fondata da padre Pia Marta, il famoso istituto tecnico agrario che oggi consta dell'istituto ITIS, grafico e agrario, con l'istituto comprensivo nostro, che è il classico istituto asilo ex elementari e ex medie. Quindi un'unica scuola statale davvero a 360 gradi. Fantastico, però, cioè obiettivamente così non perdi appunto i compagni, che quantomeno li continui a vedere. Dall'asilo alla maturità, proprio. Dall'asilo alla maturità in un unico passaggio di banco. Bene, benissimo, quindi a settembre si parte. E poi vorrei chiederle anche, poi dopo magari parliamo anche della situazione vaccinale e quant'altro, ma presentiamo un attimino la protezione civile. A Remedello c'è la protezione civile. Sì, che non è allora scontato, eh? Non è scontato, è davvero il fiore all'occhiello del nostro comune. Siamo intorno alla 2009-2010, sindaco l'avvocato Francesco Cerutti, che vuole a tutti i costi la protezione civile, fonda il gruppo di protezione civile assieme a me e ad altre persone, e da lì è stato, sì, ci sono stati periodi difficili, però direi che è stato solo un incremento di risultati, di volontari e di passione. Oggi il gruppo è costituito da 21 volontari. Dal 6 marzo questi volontari sono operativi e garantiscono turni, due turni a settimana all'hub vaccinale di Leno, che è il nostro hub di riferimento per le vaccinazioni Covid-19. E in questi due turni portiamo una volta 6 volontari e fanno mezza giornata, e nel weekend altri 4-5 volontari che fanno l'altra mezza giornata, quindi un giorno feriale, un giorno lavorativo coperto interamente dai nostri volontari. Anche qui è scontato, però voglio farlo un ringraziamento davvero di cuore a questi volontari, perché lo dico sempre, ciò che fa la differenza non sono le parole spese, ma è l'impegno che uno mette per la propria comunità. Esatto. Facile parlare, ma quando c'è da impegnarsi, lì si vede la differenza, e io credo che questi volontari stiano dando una lezione davvero di volontariato, cioè rimetterci, perché uno quando fa il volontario ci mette del proprio, come si dice oggi, ci smena, ma la benzina, ma qui, perché ci crede, perché lo fa per la comunità, è pagato solo dal grazie della persona che assiste in quel momento. Quindi tanto di cappello i nostri volontari, che vorrei citarli tutti, che fanno parte del gruppo comunale di protezione civile. Anche qui, quando è stato creato, si è optato per la scelta di creare un gruppo comunale. Cosa vuol dire? Un gruppo che facesse capo solamente al comune di Remedello. Quindi la tesoreria del gruppo è gestita dal dirigente finanziario del comune. È un gruppo comunale a tutti gli effetti. Il legale rappresentante è il sindaco pro tempore,
e quindi i volontari davvero lo fanno per la comunità, per il comune. Lancio un appello: chiunque volesse informazioni, chiunque volesse conoscerne di più, la provincia organizza semestralmente dei corsi, si chiama appunto corso per volontario di primo soccorso protezione civile. Ultimamente sono stati fatti in modalità online, alla fine del corso c'è un piccolo esame e dopodiché si può iscriversi nel gruppo comunale, e di lì noi come gruppo comunale inseriamo il volontario nel database regionale, nel DBVOL, dove a tutti gli effetti è riconosciuto come volontario di protezione civile. I datori di lavoro per il volontario di protezione civile possono usufruire dei permessi previsti dalla legge, quindi per dirvi, la mezza giornata, la giornata che il volontario impegna lavorativamente parlando nella protezione civile, viene ristorata dalla Regione Lombardia per quanto concerne i contributi, e quindi il datore di lavoro non ha una perdita con l'assenza del volontario. Quindi è una cosa anche importante, una cosa che nobilita e davvero una cosa che sensibilizza. Anche qua, quando succede qualcosa, è inutile aspettare gli altri che vengano ad aiutarti. Sì, gli altri verranno ad aiutarti, ma in primis dobbiamo essere noi comunità a muoverci, a metterci, a tirarci sulle maniche e iniziare a fare quello che dobbiamo fare, perché siamo noi i padroni a casa nostra, quindi siamo noi che dobbiamo impegnarci in primis. Poi ovviamente arriveranno i supporti, perché si spera sempre di no, ma se la calamità fosse davvero grave, indubbiamente da soli non ce la faremmo. Certo, certo, e abbiamo detto non è scontato, non tutti i comuni. Non è scontato perché il ritorno che ho io è di un numero di volontari pari a dei grandi paesi. Esatto, siete 21, sono, se non mi sbaglio siete 3.333 abitanti a Remedello. Sì, siamo 2.004 a Remedello sopra e 800 sotto, quindi circa 2.3-2.4, adesso siamo 2.333. L'ho guardato stamattina. Proprio. Complimenti per il dato aggiornato, vedo che siete professionalmente parlando molto 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 preparati. Grazie. Allora, comunque gli appassionati del lotto possono anche giocarseli questi numeri, dopo non so come se li ricavino, però comunque possono ricavarseli. Allora, scusami, tornando ai numeri, sì. 10, 11, 31 luglio, ecco. E quindi abbiamo già dato una terna, se ci aggiungiamo il luglio e il quarto numero, poi prima della fine vi daremo il quinto. Benissimo, grazie. Grazie sindaco. Allora, ecco, lei ha detto hanno prestato servizio nell'hub vaccinale di Leno. Facciamo una cosa, parliamone tra poco, ci troviamo tra pochissimo con Simone Ferrari, sindaco di Remedello, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Ferrari, sindaco di Remedello, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Allora, stavamo dicendo, i vostri, ce l'ha accennato prima, volontari della protezione civile, 21, quindi sono veramente tanti, hanno prestato e stanno prestando, presumo ancora, servizio all'hub vaccinale di Leno, quindi si spostano anche proprio benzina, come diceva lei, no? Appunto. Sì, sì, noi abbiamo due mezzi, abbiamo il furgonato e la macchina, e quindi le squadre si muovono e vanno all'hub vaccinale e da lì fanno supporto logistico, aiutano i signori a compilare i moduli, a indirizzarli, a informazioni, eccetera, eccetera. Stanno in piedi ore, questo anche andrebbe sottolineato, perché sì. Chiunque è andato negli hub ha visto queste persone che sono fondamentali, che stanno lì però obiettivamente, quindi giusto. Adesso gioca anche il caldo, quindi una fatica in più. In più, esatto, esatto, assolutamente. Invece per quanto riguarda i più piccoli, il GREST... Allora, per quanto riguarda i più piccoli, abbiamo appena concluso il GREST estivo, che è stata una bellissima esperienza di 3 settimane, dove comune, parrocchia e SD Calcio hanno accolto 140 bambini e dalla mattina, dalle 7:30-8 di mattina fino alle 5 del pomeriggio, orario continuato con mensa e merende comprese, li hanno appunto fatti partecipare a diversi progetti, attività fisiche, momenti di preghiera, momenti di pensiero, eccetera eccetera. È stata una bellissima esperienza per elementari e medie. In questi giorni, lunedì appena di questa settimana, è partito il GREST invece per la scuola dell'infanzia, per i piccolissimi dei 3-5 anni, che si chiuderà tra una settimana, quindi venerdì, non questo ma il prossimo. E anche lì una quarantina di bambini presso la scuola dell'infanzia Remedello Sotto hanno partecipato a questo centro estivo con le animatrici, e davvero sono stato stamattina a trovarli, sono entusiasti di questa attività.
Benissimo, che poi è importantissima anche per recuperare la socialità, questo te lo dicono tutti, sono stati chiusi anche i bimbi e i ragazzi. Le leggo i messaggi, sindaco. Allora, sindaco, non se ne può più di immondizie in strada, li stanghi quegli antipatici. Diciamo così, insomma. Purtroppo la maleducazione fa parte del nostro io e c'è chi ne ha di più e chi di meno e sì, dovremmo educarli. Sì, stiamo lavorando in questo senso. Ma c'è l'idiozia di alcune persone sta raggiungendo veramente dei livelli da settembre preannuncio che abbiamo implementato il comando di polizia locale, avremo in forza 3 vigili e quindi 3 poliziotti locali e quindi faremo controlli mirati perché non se ne può più veramente. La politica del comune non può essere a senso unico, il consiglio è lo spazio per chi la pensa, aspetti che ho perso il messaggio, per chi la pensa diversamente deve essere dato, magari ne sa più di lei. Ma indubbiamente tantissima gente ne sa più di me, però come ho detto prima contano i fatti e a differenza di quello che si dice io comunque i fatti li compio con la mia squadra. Altro messaggio, fanghi, dove sono a Remedello dovete dirlo, dovete fare qualcosa, sicuramente si anche qui riferisce. Anche qui c'è tanta disinformazione sui fanghi, ricordo solo che siamo in una fase di inchiesta, quindi di certo non c'è nulla, c'è una presunzione, bisogna agire cautelativamente, bisogna fare le cose fatte bene con responsabilità, bisogna avere fiducia delle istituzioni. Quindi dovete avere fiducia anche dei vostri sindaci che con tutto il rispetto si stanno impegnando, sono sul pezzo, devono darne conto le autorità sovraordinate, si stanno muovendo, i territori individuati sono chiari a tutti i comuni, a Remedello ne abbiamo 4 località, lì probabilmente è stato gettato qualcosa che non doveva essere gettato, comunque stiamo facendo le indagini, stiamo facendo tutto quello che va fatto con le autorità e bisogna portare pazienza. Certo, poi Ferrari, il comune di Remedello è un regno vostro, prima sua moglie, adesso lei, spero che cambi le prossime amministrative. Ma anche qua non stiamo simpatici indubbiamente a tutti, però non è che siamo stati messi lì dalla fatina, nel senso che ci sono state delle elezioni e quindi in democrazia la maggioranza vince. In democrazia. Chiedono delle ciclabili anche, ci sono ciclabili in vista? Allora, le ciclabili Remedello sopra e sotto sono unite da diverso tempo con una bellissima ciclabile e indubbiamente è un progetto da portare avanti che abbiamo messo nel programma sia verso Isorella, Visano e Casalmoro e con calma e pazienza in base ai fondi che arriveranno faremo tutto quello che va fatto. Benissimo, poi qua dice per me c'è un gioco di Ferrari, un sindaco grande, non un grande sindaco, un sindaco grande, ma si ricorda quella la pubblicità del pennello qua, probabilmente hanno scherzato un attimino. Allora, sindaco, che bello sentirla, parli del regalare emozioni, che sono belle iniziative. Allora sì, è partita questa iniziativa a cui ha aderito il gruppo dei volontari di Remedello Sotto, dopo si è diffusa in tutto il comune. Praticamente hanno preso dei sassi, li hanno dipinti, hanno fatto dei soggetti, li hanno personalizzati, no? Chi con il tema che gli sta più a cuore, chi ci ha disegnato sopra un puffo, un tema, una frase, un colore, sono stati poi sparsi per tutto il paese e chi li trovava doveva fare una foto, metterli su Facebook e poi potevano tenerseli oppure rimetterli in un altro punto, insomma una specie di caccia al tesoro di emozioni, l'emozione era il sasso. Bello, bello, con poco veramente. Io contesto quello che sta dicendo sulla protezione civile perché potremmo associarci a paesi più grandi diventando importante. Allora anche qui chi disprezza il proprio gruppo non fa il bene alla propria comunità perché le associazioni di questi enti sono già state provate, vediamo questo signore che esempi possa portarci di gruppi associati, non è vero quello che sta dicendo, lo dice perché non sa quello che va fatto, non ha amministrato, quindi giustamente non ha la prontezza del problema, non è detto che unendosi ad altre realtà si risolvano i problemi, perché quello che manca a te lo porti in mancanza anche agli altri e viceversa. Vero. Il nostro sindaco è bravo e stop, dicono anche, dice questo messaggio. Poi ancora, i servizi estivi per bimbi e ragazzi però dovrebbero essere più lunghi, molti di noi non andranno in ferie o faranno davvero poco, sindaco.
Anche qua siamo tutti grandi per capire che purtroppo portare avanti progetti che durano da quando finisce a scuola a quando riparte è tutto bellissimo, però i soldi, i fondi, gli impegni, esatto. La gente, cioè, abbiamo bisogno anche di una pausa estiva, francamente, di 15-20 giorni di ferie, cioè. Esatto. Bravo sindaco, stai lavorando bene per noi, dice un altro messaggio. Poi, grazie per la proroga della Tari, per settembre spero di farcela, se non trovo lavoro cosa faccio però? Anche qui abbiamo due informazioni. Remedello ha aderito, uno dei pochi comuni che ha fatto la proroga dell'acconto Tari. Se non trovi lavoro, vieni in comune che vedrai che qualche colloquio di lavoro te lo facciamo fare, insomma. Ok, perfetto. Quindi, appunto, due informazioni. E i dossi chiedono? Dossi di rallentamento? I dossi, anche qua, fa parte dell'esperienza amministrativa. Tutti vogliono il dosso, poi quando lo metti giù e la tua casa si trova vicino al dosso, vieni subito a chiedere di rimuoverlo perché non dormi più, perché il dosso, quando ci tutum, si passa sopra, senti. Fa tutum, tutum. Quindi anche qua abbiate fiducia di chi amministra, perché modestamente sono un po' di anni che stiamo amministrando, quindi l'occhio sul pezzo un po' ce l'abbiamo. Poi, vabbè, regala emozione quella dei Sassi Colorati, ne ho trovato uno vicino alla torre. Bene, benissimo. Ok, poi ancora, fate anche le gare di aratura, se sì, quando? Chiede Mariano. Allora, questo dobbiamo chiederlo ai nostri patabolici, che è il gruppo di giovani di Remedello Sotto, che organizzano questa festa, e chiederò ai patabolici. Col Covid hanno dovuto dismettere l'iniziativa, però penso venga ripresa a breve. Di solito la fanno ad ottobre, la terza di ottobre, ed è una gara di aratura dove questi giovani intraprendenti amanti del mondo agricolo, con tutta una serie di trattori, organizzano questa gara di aratura molto bella. Bene, poi ancora, sindaco, la sto ascoltando volentieri, specialmente quando parla del nostro istituto di Remedello, dice un altro messaggio ancora. Poi ancora, sindaco, continuate a dare gli aiuti o a tenerli pronti, sicuramente aiuti dal punto di vista sociale, sì, ok, questo altro messaggio, quando volevano intervenire mi interrompo. Sindaco, strade da asfaltare, qualcuno molto ammalorato, per favore provveda. L'ho detto prima. Sì, stiamo facendo tutto il possibile, compatibilmente con le risorse, tutto è una priorità. A breve faremo due asfaltature importanti. Poi c'è un ascoltatore di Peschiera, dice: sono di Peschiera, partecipo sempre a queste manifestazioni, mai andato al Toro allo Spiedo, mi spieghi perché? Dov'è c'è da mangiare? Perché dove c'è da mangiare? Bene, io ci vado. Va bene, quindi dove... Allora, sabato 31 luglio, Remedello Sotto, quindi sotto. Mettete sul navigatore Piazza Feltrinelli, Remedello Sotto, entrate in questa piazza molto bella dove c'è un torrione, e lì potrete assaggiare il toro allo spiedo, che praticamente è la coscia del toro fatta allo spiedo. Dunque, qua c'è un messaggio lungo. Medici di base, ho sentito ieri a TR dove siete in radio, perché ne abbiamo parlato, dell'iniziativa in regione, non mollate, lo dica a sua moglie, perché il medico di base è troppo importante. Va bene. Indubbiamente. Diglielo, ok. È importantissimo il medico. Poi, spieghi meglio il toro allo spiedo, bisogna prenotare perché vorrei venire. Allora, ne daremo ampia informativa, non penso ci sia da prenotare. Abbiamo, se non sbaglio, 400 posti, quindi ce ne sarà per tutti. Ce ne sarà per tutti. Spieghi meglio il toro allo spiedo, bisogna prenotare... No, questo l'ho appena letto, si vede che era doppio. Allora, quando fate il toro sotto la torre? Perché mi è sfuggita la data, grazie Rita di Brescia. Sabato 31 luglio, Tor sotto la torre. Piazza Feltrinelli, giusto? Remedello Sotto, esatto. Io. Un gioco d'accenti. Benissimo. Tor sotto la Tor. Grazie, perché esatto, io non avevo capito il primo, poi dopo c'è la O che cambia l'accento. Tortur. Avevo pensato addirittura ad Aldo Giovanni e Giacomo, addirittura figli di Tor, no? Allora, quando ok, perfetto. Salutiamo Rita di poi. Bravo Simone, sei l'unico che ci tiene al paese. Avanti così. Ma no, c'è tanta gente che ci tiene al paese, dai. Poi, sindaco Ferrari, guardi che Remedello non è un feudo suo, ci sono anche le minoranze che contano. Certo, io mi sento il papà, quindi mi sento il papà di tutti. Chi non vuole adottarmi come papà, insomma, faccia meno, non è obbligato.
Allora, visto che siamo addirittura d'arrivo, sindaco, io comincio con ringraziare il sindaco di Remedello, Simone Ferrari. Che messaggio vuole lanciare ai suoi concittadini? Abbiamo un minutino più o meno. Allora, messaggio di tranquillità, serenità, speranza. Le cose stanno procedendo, le cose vanno bene. Non facciamo sempre il solito casino, non equivochiamo. C'è gente che vuole denigrare, vuole attaccare la mia figura, indubbiamente. Però credo abbia durata breve, nel senso che, come ho detto all'inizio, ciò che contano sono i fatti e noi vogliamo farne davvero tanti per la nostra gente. Giustamente, c'è ancora un messaggio: ci sono persone che meritano più importanza. Appena arrivato, è appena proprio ultimissimo arrivato. Vabbè, c'è anche una critica a Fontana nella regione Lombardia. Ecco, vorrei chiederle, sindaco, grazie appunto per il saluto dei suoi concittadini, se possiamo brevemente ricordare le date. Allora, il 31 in piazza Feltrinelli sotto la torre, ecco, e questa l'abbiamo questo imparato. È piaciuto, ok, è piaciuto, sì, infatti sabato questo 10 luglio pizza in piazza, che non è mica male, voglio dire. Brunetto Show spettacolo a seguire durante la serata, che anche questo è un bel personaggino che va conosciuto, molto molto particolare. E domenica finalissima, è lì dobbiamo vincere. Eh beh, assolutamente. Quindi appunto maxi guardare... schermo e finalissima in piazza Remedello sopra, sotto il torrione medievale del 1200, che è l'antica entrata dove è rappresentata la Madonna del borgo di Remedello sopra. Poi trascinati dal tifo di tutti quanti, fantastico appunto. Sindaco, sono arrivati altri messaggi. Sindaco Ferrari, grazie, lei è bravissimo e si impegna tanto. E poi ancora, viva Brunetto Lusenti, è arrivato anche questo. Viva Brunetto. Grazie al sindaco di Remedello, grazie. Grazie a voi.